Buonasera a tutti eh, e benvenuti a questo incontro per la presentazione del libro di Danilo Taino, un editorialista del Corriere della Sera da tanti anni, eh, grande esperto di politica internazionale, grande esperto dei temi economici. Danilo alla sinistra lo, lo conoscete, è vicino a lui il professor eh, Vittorio Emanuele Parsi che con cui discuteremo di, di questi temi. Il, um, il libro si intitola La guerra promessa, la contesa di Taiwan e il grande gioco dell'Indo-Pacifico. Uh, è il tema di cui si sente parlare tantissimo e lavorando al Corriere posso dire che ogni volta che scriviamo di Taiwan, di Cina, di India, gli argomenti sono lettissimi, sono in assoluto tra i pezzi più più letti eh, sul nostro sito e diciamo dal nostro lettorato. Eh, si è creata questa, questa grandissima sorta di attesa su cosa succederà. E il, il libro di Danilo in qualche modo comincia proprio con una sorta di attesa. Eh, Danilo è un inviato che negli ultimi vent'anni, ma insomma che <ride> da sempre ha girato tanto, ma che diciamo... Ehm, tra, tra gli inviati italiani è che, uno di quelli che meglio conoscono eh, l'Asia, l'India, eh, le regioni del Pacifico perché le ha visitate ripetutamente a più riprese. E il libro inizia eh, dal racconto di un inviato che sta seduto sulla, sulla, spiaggia, sulla spiaggia di Quanin, questo si legge anche nella, nella quarta di copertina, che è la spiaggia più vicina all'isola. È seduto lì una giornata di tramonto e vede una, un tramonto bellissimo con le persone che stanno ad osservare il tramonto. E poi vengono anche dei ragazzi che osservano in lontananza le eserci esercitazioni militari dei cinesi e nota una stranissima calma, come se eh, fossero abituati a, 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 a queste esercitazioni. E si chiede ma com'è possibile, eh, lo sanno, il rischio che corrono, com'è possibile questa calma? Eh, non, non sono consapevoli dei rischi che corrono? non gli importa più di tanto, non ci credono o cosa c'è dietro a, a questo atteggiamento? E la risposta è eh, lo sanno benissimo e sono anche molto preparati perché da tempo che si preparano a quel che potrà succedere. Eh, che potrà succedere? Vabbè, se volete una risposta, questo libro è in qualche, in qualche modo una, ehm, una sintesi. Ed è un libro, secondo me, che ha tre aspetti che sono affascinanti. A, è ricco di aneddoti e di personaggi. Cioè, troverete l'ultimo giapponese che è uscito dalla giungla a guerra finita, a seconda guerra mondiale finita, che non è quello delle Filippine, della giungla delle Filippine, ma un certo signor Nakamura, aborigeno, che ha combattuto con i giapponesi fino al 1974. Perché Danilo racconta questo? Perché fa un po' capire che cosa è Taiwan, aborigeni giapponesi nell'isola di Taiwan che fino al 1974 combattono per il Giappone. Questo ci dice qualcosa dell'isola, di quello che è. Troverete gli uomini della CIA che fanno una specie di operazioni clandestine in Cina. Troverete i grandi protagonisti della politica mondiale, eh, politici, imprenditori: Kissinger, i signori del, del Silicio, eccetera, eccetera. Quindi troverete racconti e aneddoti, troverete la storia perché c'è una parte bellissima di 70 anni di storia molto ben spiegata e poi c'è la politica e c'è l'economia. Quindi direi che questi tre sono, eh, sono tre flussi che un po' confluiscono nel racconto e che rendono il libro estremamente godibile, ma eh, che fa riflettere molto e a volte spaventare, a volte no, poi vedremo come insomma a ciascuno la, la propria risposta Danilo io ti chiederei comincerei da te tu sei stato l'ultima volta a Taiwan se ricordo bene un sei mesi fa o cinque mesi fa comunque abbastanza di recente prima di, di terminare la stesura del libro che isola hai trovato? com'è com Taiwan? ce la racconti? e poi anche che cosa sta succedendo adesso? cioè portaci un po', un po con te in questa isola che i cinesi chiamano ribelle che ribelle non è Beh, eh, buonasera a tutti innanzitutto grazie Mara eh, l'isola è innanzitutto è una bella isola, molto verde, montagnosa, con molte coste frastagliate, poche spiagge, per cui questo è un problema per i cinesi. Se volessero invadere l'isola i cinesi avrebbero qualche problema, nel senso che ovviamente le spiagge dove si può arrivare con i venti anfibi sono poche e comunque sono difese, per il resto le coste sono molto difficili. Sono molto difficili da prendere. È una bellissima isola, dicevo, è un'isola che ha avuto negli anni, soprattutto in Occidente, una pessima reputazione: nel senso che inizialmente era un'isola sostanzialmente con un regime parafascista. Riusciamo ad alzarlo un po', ecco, perfetto, ok. Eh, grazie. Eh, dicevo che è un'isola che ha, ha avuto una cattiva reputazione in Occidente in particolare fino agli anni Ottanta perché fino agli anni Ottanta c'era la legge marziale. Cos'è successo a Taiwan? A Taiwan eh, nel, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per dirla molto brevemente la storia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale in, eh, in Cina c'è stata la guerra civile tra l'esercito comunista, quello di Mao Zedong, e i nazionalisti di Chiang Kai-shek. Questa è eh, durata per un po' di anni fino al 1949 e nel 1949 si è visto che i comunisti hanno vinto, hanno preso il potere e hanno dichiarato la nascita della Repubblica Popolare Cinese il 1 ottobre 1949. L'esercito del Kuomintang che erano i nazionalisti che combattevano contro i comunisti sono scappati e sono scappati su uh, a Taiwan, che molti chiamavano ancora Formosa a quei tempi. Sono scappati e hanno istituito un regime sostanzialmente dittatoriale, comunque autoritario, sotto la guida del generalissimo Chiang Kai-shek, così veniva chiamato. E ha imposto la legge marziale per tenere a bada tutti gli abitanti che c'erano, quelli che sono arrivati. Eh, con l'esercito di Chiang Kai-shek a Taiwan sono circa un milione, un milione e mezzo, il resto della popolazione è stata messa, non dico sotto il gioco, ma comunque è stata tenuta in una situazione completamente non democratica. Fino agli anni Ottanta, dopo che Chiang Kai-shek è morto, dopo che c'è stato un processo di eh, democratizzazione, ci sono state, sono state eh, introdotte una serie di libertà civili e eh, sono state fatte elezioni che da... Dalla fine degli anni Ottanta ad oggi funzionano perfettamente. È una repubblica sostanzialmente presidenziale che funziona bene: c'è un'alternanza di poteri. I due grandi partiti attorno ai quali si eh, organizzano alcune coalizioni, una coalizione verde e una coalizione blu, eh, sono il Kuomintang, che sono i discendenti dei nazionalisti che paradossalmente sono abbastanza morbidi nei confronti di Pechino, nei confronti della Cina popolare. Dall'altra parte. Eh, Dall'altra parte c'è un partito più giovane che si chiama Partito Democratico Progressista che in questo momento esprime la Presidente di Taiwan che è più netto nelle posizioni di contrasto con Pechino, con i comunisti, con i comunisti cinesi. Eh, la democrazia di Taiwan è considerata in assoluto la migliore democrazia d'Asia e nelle classifiche ci sono, per esempio c'è una classifica dell'Economist che dice che valutando la qualità di questa democrazia, eh, la, la democrazia di Taiwan è la decima del mondo, davanti ci sono sostanzialmente i paesi del nord Europa e poco più, l'Italia è molto più indietro dal punto di vista del funzionamento istituzionale e così via. Questa è dal punto... Quest, questa è da, Devo star girato forse. <ride> Devi parlare nel microfono, E tu sulla cravatta. No. Diciamo così. Tengo in bocca, tengo in mano. E, e dicevo, è considerata in assoluto una delle migliori democrazie del mondo. E la cosa si vede, naturalmente, nel senso quando, quando si visita Taiwan, l'isola è. Esistono dibattiti, discussioni, i giornali sono ovviamente liberi, la televisione è interessante, ci sono grandi dibattiti, grandi discussioni. All'inizio dell'anno prossimo ci sarà, sarà eh, l'elezione per il nuovo presidente e il dibattito è in pieno corso in questo momento, per esempio. La minaccia a cui, a cui accennava eh, poi su questo chiudo, a cui accennava Mara eh, si sì, è sentita, nel senso che tutti sanno a ah, a Taiwan che Xi Jinping, il presidente e il segretario del Partito Comunista Cinese e presidente della Repubblica Popolare, ogni volta che può dice che Taiwan è una provincia ribelle che deve essere riportata, dice lui. Eh, sotto, il sotto il controllo di Pechino. E non ne fa una questione generica, dice che è il passaggio essenziale per affermare il fatto che la Cina è ritornata forte nel mondo e soprattutto ha superato quello che i cinesi chiamano il secolo di umiliazioni iniziato nel 1850, che sarebbe il secolo in cui. Poteri, le, le potenze coloniali europee e giapponesi hanno invaso il paese e ne hanno fatte obiettivamente di tutti i colori in Cina. E questa è sostanzialmente la situazione. La popolazione si sta preparando, il governo ha deciso di allungare la, eh, la leva da 4 a dall'anno prossimo da 4 a 12 mesi, non è tantissimo se si guarda per esempio alla, alla leva che c'è ad Israele, ma comunque è già un, un segno di come il, il paese si stia preparando, si stanno preparando armandosi naturalmente perché temono che ci sia un'invasione. Non è detto che alla fine la Cina invada, ma il pericolo che questo succeda eh, è, è concreto. Per una cosa sostanzialmente i cinesi della Repubblica Popolare vogliono a tutti i costi eh, riprendersi, dicono loro, o prendersi, dicono i taiwanesi, l'isola. I, I taiwanesi sono per il 90% sostanzialmente, stando i sondaggi, contrari a finire sotto, sotto il controllo del, della Repubblica Popolare di Pechino, il rischio è che ci sia un conflitto su questa cosa e che l'unico modo che i cinesi abbiano per prenderla eh, sia quello di un blocco militare e addirittura di un'invasione. Queste sono le cose che sono un po' sulla, su, sul tappeto, sul piatto e sulle quali si discute in questo momento. Grazie Danilo. Allora mi collegherei con Federico Rampini da New York che dovremmo avere in collegamento. Tanto Federico, buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Allora, sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Hai, hai seguito quest'ultima quest parte del, dell'intervento di, di Danilo Taino. E tu sei stato, mai vissuto anche a Pechino per diversi anni, hai frequenti rapporti e viaggi con, con quel paese. Io ti vorrei chiedere questo: quanto la riconquista di eh, Taiwan, la ripresa, il ritorno di Taiwan sotto la Cina? È un'ossessione di Sci e specifica un po' in modo un po' più dettagliato. Ecco. Noi abbiamo visto con l'invasione dell'Ucraina che l'Ucraina era quasi un sogno, un'ossessione storica personale di, di Putin, no? almeno in parte faceva parte del suo mondo. A me sembra che questo sia un po' da quello che, anche da quello che tu hai scritto, che Taiwan sia per, uh, per Xi Jinping molto in cima alla sua agenda, quasi lo ritenga quasi una sua missione storica, il suo posto per. Per rimanere diciamo, negli annali del, del suo paese. Ecco, ti vorrei chiedere quanto questa uh, minaccia militare verso Taiwan coincida un po' con diciamo, l'evoluzione della presidenza Xi, in, in senso maoista, di cui, hai, di, di cui tu hai scritto anche parecchio. Sì, intanto, congratulazioni a Danilo, ho letto il suo libro, è molto bello ne consiglio la lettura a tutti, in particolare mi hanno affascinato due, ehm, due componenti del, del libro di Danilo, una è quella storica eh, che tu Mara hai già sottolineato, devo dire che per esempio c'è un episodio della storia che mi ha colpito perché non lo conoscevo, e cioè tutto quello che gli americani hanno fatto eh, alla luce del sole o di nascosto per impedire che Taiwan si costruisse la bomba atomica. È un capitolo veramente appassionante. L'altro aspetto che mi è piaciuto molto, perché poi è quello che intreccia anche l'attività di Danilo come inviato, il suo viaggio a Taiwan, è il racconto sulla cultura di massa, gli aspetti nella cultura popolare taiwanese che si allontanano sempre di più dalla Cina e, e questa è la parte eh, forse più interessante, si avvicinano al Giappone. Cioè, dal punto di vista dei consumi culturali di massa, in particolare per le giovani generazioni, il paese di riferimento è diventato il Giappone e non la Cina. Comunque, vengo alla domanda e ti rispondo. Non c'è dubbio che per Xi Jinping la riconquista, l'annessione di Taiwan rappresenterebbe il coronamento. Del suo eh, mandato, dei suoi tre, quattro, chissà quanti saranno, insomma, comunque de, de, del suo regno, eh, eh, sarebbe proprio quello che lo, lo consegnerebbe per sempre negli annali della storia cinese, mettendolo almeno allo stesso rango di Mao Zedong, il fondatore della Repubblica Popolare nel 49. Eh, Detto questo, non è che sia solo sua l'ossessione su Taiwan. Ecco, una cosa molto interessante che si ricollega proprio a Mao, è uscita pochi giorni fa una mega intervista che l'Economist ha fatto a Henry Kissinger, il quale, ricordate, stato ovviamente Kissinger, per chi non lo sapesse, fu il segretario di Stato e National Security Advisor di Richard Nixon, fu il vero regista dell'operazione Disgelo, tra America e Cina, quindi l'incontro di Pechino 72, Nixon-Mao. Um, Kissinger ricorda come uh, quando si arrivò a discutere tra le due delegazioni la questione di Taiwan, improvvisamente Mao, che su altre cose aveva delegato molto al suo uh, primo ministro nonché ministro degli esteri Chuen Lai, su Taiwan volle essere lui a parlare. E già lui diceva, Taiwan ovviamente deve tornare, è nostra e tornerà ad essere nostra, anche se lui si dava un secolo di tempo, perché era una Cina molto povera, una Cina che non poteva, uh, a quell'epoca, stiamo parlando appunto del 1972, non poteva immaginare una sfida militare contro gli Stati Uniti. Um, uh, uh, Xi Jinping invece, uh, quindi c'è una continuità con Mao. Tanto per cominciare, anche se eh, non c'è dubbio che Xi Jinping ha riportato in auge un ultranazionalismo, un turbo nazionalismo che era uh, un po' più messo in sordina nell'interregno diciamo, tra Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao. Eh, con, con Xi Jinping siamo una Cina che vuole recuperare uno status di superpotenza mondiale anche usando i muscoli militari, che eh, persegue un indottrinamento nazionalista della sua popolazione e al tempo stesso diciamo c'è anche un, una, una specie di eh, evoluzione naturale di una potenza che fa venire in mente quello che accade negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento, quando gli Stati Uniti, che erano veramente una nazione emergente in tutti i sensi, quando cominciano ad avere coscienza della propria forza nasce la dottrina Monroe, che è la dottrina per cui eh, i Caraibi, l'America centrale, ma un po' tutta l'America latina è il cortile di casa degli Stati Uniti, guai ad altre potenze se osano interferire, quindi eh, alla larga i vecchi imperi coloniali tipo la Spagna. Uh, e, uh, e comincia anche un periodo di interferenze invece degli Stati Uniti nella politica interna di diversi paesi caraibici, America centrale, America latina, uh, all'insegna del qu questa è la nostra sfera, qui comandiamo noi. E che è un po' quello che la Cina sta cominciando a fare in tutta l'Asia, quindi Taiwan, ovviamente, è il primo boccone, altri eh, ne seguirebbero, cioè altri paesi dovrebbero, non dico essere annessi necessariamente, però accettare un, un ruolo di vassalli, subalterni e eh, pronti a eh, diciamo, omaggiare la superpotenza dominante in quell'area che deve essere la Cina, secondo Xi Jinping. Grazie, grazie Federico. Io eh, chiederei al professor Parsi... Uh, questo espansionismo cinese, queste voglie cinesi, quanto vengono rafforzate dagli eventi correnti? Eh, traduco meglio, quanto la guerra in Ucraina, quello che è successo, l'invasione di Putin dell'Ucraina, re, la reazione degli Stati Uniti, la reazione dell'Europa, che impatto ha sulle mire espansioniste e imperialiste della Cina? Sì, intanto gra grazie per l'invito, grazie a Danilo per essere qua, mi sono dovuto leggere il suo libro, sono molto contento perché ho è, è scritto benissimo il libro, devo dire, e eh, mostra una, una conoscenza di un, un sacco di cose che si vedono nel backstage, per così dire, no? nel magazzino del libro, che poi nel libro ci sono nei limiti in cui 300 pagine puoi mettere tutto, è scritto veramente in maniera molto acuta, ecco se devo dire, eh, lo dico senza, no, non perché sono qua sostanzialmente, ho detto anche a tua moglie in macchina, per cui, eh, per cui lo penso veramente. Il, 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 um, e, e il titolo è bellissimo, anche perché se ci pensate in genere le guerre non si promettono, anzi l'ultima che stiamo vivendo è stata vissuta all'insegna del guerra quale guerra, per citare. Brooks, cioè nel senso, fino all'ultimo momento i russi hanno detto che non avrebbero fatto nessuna guerra. Invece, questa è una guerra che è, è sullo sfondo da sempre. No? C'è un'azione un militare che con Xi poi si è particolarmente accentuata. Questo quest aspetto e mi faceva venire in mente, non certo perché Thailand sia un posto così monotono, però un po' la fortezza Bastiani, no? perché c'è qualcosa in cui c'è l'incombenza di questa minaccia. E lì, però, la minaccia c'è effettivamente ed è molto meno. Quindi veramente insomma, i titoli sono importanti, secondo me, per dare il mood di un libro. Tutto quello che tu scrivi è in quella direzione, cioè, tutto va, va tutto a descrivere questa sensazione di guerra promessa. Che sembra minacciata, ma capite, promessa è diverso da minacciata, perché promessa è quasi come dire no, non devo neanche minacciarti. Cioè, è peggio per, per molti aspetti, che ti dà un'idea che sarà, succederà se tu non cederai. Minaccia sembra quasi che c'è un modo di resistere. Detto ciò, eh, sulla domanda, no, penso abbastanza per così dire. Ora, è, è, è chiaro che ci sono delle differenze rispetto, dal punto di vista del diritto internazionale. Insomma, come, come sapete meglio di me, Taiwan eh, non è riconosciuta la sovranità di Taiwan da nessuno, anche se poi Taiwan si è, si è fatta riconoscere una sovranità economica, cioè tanto isolato politicamente in teoria quanto è iper interdipendente col mondo e quindi ha, ri ha rimediato da un lato quello che non usciva dall'altro. Però in sostanza penso che, siano, che sia importante perché penso che Xi Jinping e il suo staff uh, stiano guardando quello che succede in, in, sul fronte ucraino e lo stiano guardando in due direzioni, cioè da un lato stiano guardando uh, la reazione occidentale, quindi se poi qualcuno veramente è veramente disposto a sostenere un popolo che combatte per la sua libertà e penso che su questo i cinesi prendono degli appunti che avrebbero preferito non dover prendere. Eh, Dall'altra però guarda, guardano anche eh, diciamo così, gli errori, cioè il vedere che la Russia, eh, che pure ha una sproporzione di mezzi rispetto all'Ucraina, non è riuscita a, a piegare con la forza militare l'Ucraina e ha dimostrato quindi che l'errore di sopravvalutare la forza militare, che è un errore tipico occidentale di questi decenni, è disponibile per chiunque, quindi gli errori si possono prendere dagli altri e fare perfettamente nella stessa maniera. E si chiederà anche lui quindi se poi un'operazione come quella militare su Taiwan potrebbe avere una, un senso. E credo anche che si chieda, sia molto interessato a trovare una via che possa in qualche modo assecondare gli interessi e la volontà di Putin, possibilmente con la mediazione. Con il, con il, Sempre come dire, con la, sto cercando una parola che non sia mediazione, però diciamo con l'assecondamento, se si può dire, uh, cinese per poterla poi proporre eventualmente anche di là. Eh, certo, io mi chiedo, eh, e su questo il libro di, 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 che, che è scritto Danilo è molto importante perché la nostra opinione pubblica ha stento sapeva dove fosse l'Ucraina fino all'altro giorno, sicuramente non ha idea di dove sia Taiwan. E, e, e fa fatica anche a capire perché dovrebbe essere importante eh, la difesa di Taiwan, perché poi il punto è questo, cioè, il libro di Danino mi sembra, per sempre rispondere alla sua domanda, mette in evidenza che okay, c'è una questione di, come potrei dirvi, di punto di vista cinese, punto di vista taiwanese, però poi c'è un fatto fondamentale, cioè, una seconda violazione di un principio come quello della, della, del non utilizzo della forza militare per modificare lo status quo è una cosa gigantesca e soprattutto anche alcuni assetti di stabilità. Tu parli di Kissinger e pone una domanda secondo me centrale, quando poi, quanto poi Kissinger ci ha, ci ha infilato Kissinger in un cul de sac su questa questione di Taiwan, che poi viene fuori adesso, eh, c'è una, una dimensione dei principi sostanzialmente, cioè le democrazie nel momento in cui sono sempre più contestate, eh, e lo sono sui principi, non lo sono soltanto sull'efficacia sull del diciamo, della loro leadership. E quindi consentire che con la violenza si pieghi la volontà di un popolo renderebbe le democrazie ancora più deboli. E questo è il punto centrale. E spiegare questo credo che sia fondamentale perché le democrazie oggi reggono rispetto alla sfida esterna se si pongono come le coerenti eh, i coerenti alfieri di alcuni principi e valori. Se iniziano a fare diciamo, uno, uno sciatto realismo di accomodamento il loro destino è segnato. Questo penso che sia una cosa da mettersi molto in testa e quindi, quindi la capacità della deterrenza è l'elemento più importante per non doversi poi ritrovare nella situazione di dover magari impiegare la forza e la capacità della deterrenza non può fare meno dei principi. La deterrenza è credibile perché tu fai capire all'altro che non solo hai gli strumenti per, ma che quello per cui ti batti è una cosa non sacrificabile quindi sarai disposto a sopportare un costo molto elevato se noi, e questo lo puoi fare solo se tu dici ok però questi sono i principi da cui dipende la mia esistenza non solo l'esistenza di Taiwan e questo penso che sia tanto più importante quanto meno siamo egemoni eh, nel mondo grazie io, io tornerei a, a Federico Rampini e mi ricollegherei a quest'ultima parte del discorso che ha fatto il professor Parsi quanto gli americani sono disposti a difendere Taiwan? Ti chiederei questo. E, mh, diciamo che l'America ha sempre mantenuto questa dottrina dell'ambiguità, non ha mai detto esattamente la difenderemo. No? Poi, qualche mese fa, Biden se ne uscì con una mezza GAF, che forse non fu una GAF, in cui disse: Se attaccano, li difenderemo. No? E, e fu forse la prima volta che un presidente americano usò questi, questi termini. Allora, quanto. È disposta l'America a difendere Taiwan, secondo te, e poi, se puoi fare anche un po', un storico sugli errori e le cose giuste che ha fatto l'America su Taiwan. Beh, l'excursus storico rischia di essere lungo, ma ricorderò questo: l'ambiguità strategica c'è fin dall'inizio, anche perché. Nel 1972, quando avviene il disgelo tra America e Cina, eh, nessuno poteva immaginare la Cina di oggi. Eh, onestamente, cioè va, va, va pur dato atto agli americani che no, non potevano profetizzare Kissinger, Nixon, il decollo economico della Cina spettacolare come si è verificato soprattutto negli ultimi 25-30 anni. Eh, a a quell'epoca la Cina era più povera di diversi paesi africani, la Cina di Mao, eh, ma anche militarmente, insomma, era, era un, a tutti gli effetti, aveva l'atomica, ecco, ma a parte quello era un paese del terzo mondo. Eh, L'astuzia, la, la, l'abilità dei cinesi fu quello di convincere gli americani che dovevano semplicemente continuare a essere fedeli al principio che aveva ispirato la loro politica estera in quella parte del mondo, e cioè che di Cina ce n'è una sola. Semplicemente, mentre fino a quel momento quella Cina unica per gli americani era stata Taiwan, no? dal punto di vista del riconoscimento diplomatico, o ovvia una, una finzione che non poteva reggere in eterno. Eh, da, da quel momento in poi, per la verità, con qualche anno di intervallo, perché la vera normalizzazione diplomatica tra Washington e Pechino si avrà solo nel 1979, quindi sotto la presidenza Carter, ma insomma le basi, i fonda, le fondamenta erano state poste dalla visita di Nixon a, a Pechino. Ehm, Dovevano gli americani semplicemente continuare a essere fedeli e coerenti con la politica che di Cina ce n'è una sola, ma da quel momento diventava la Repubblica Popolare e, e non più Taiwan. Ehm, errori ne hanno commessi tanti gli americani, l'ambiguità strategica però non sembrava un problema enorme finché la superiorità militare degli Stati Uniti consentiva loro eh, di dissuadere qualsiasi invasione di Taiwan da parte dei cinesi. Quindi il, eh, i rapporti di forze sul campo sono cambiati in modo molto rapido negli ultimi anni, molto rapido. E di tre anni fa il sorpasso della mar marina militare cinese su quella americana come numero di navi, non necessariamente qualità tecnologica o potenza, però nel numero delle navi... La marina militare cinese ormai ha sorpassato quella americana ed è una cosa che sarebbe sembrata inverosimile anche solo dieci anni fa. Eh, que questo per dire che se gli americani hanno commesso degli errori, sicuramente ne hanno commessi tanti, e anche perché l'evoluzione eh, de dei rapporti di forze: insomma, il decorso della storia ci ha riservato delle sorprese enormi. Eh, Biden. Effettivamente ormai non possiamo più considerarla una GAF la sua perché l'ha ripetuta quattro volte. Quindi ripetuta quattro volte non è più una GAF. Da quando è presidente, per quattro volte Biden ha detto: se la Cina eh, invade Taiwan, noi la difenderemo. Questo però vincola Biden. Non sappiamo cosa ne penserebbe il prossimo presidente, se mai sarà un repubblicano. Eh, e questo è un altro elemento di debolezza dell'America dal punto di vista strategico in quella parte del mondo. Non è un caso, e Biden sta cercando di costruire una specie di polizza assicurativa anche per Taiwan in futuro, eh, valorizzando molto le alleanze locali. Quindi il, il dispositivo AUKUS con Austria e Regno Unito la cooperazione nell'ambito dei sottomarini a propulsione nucleare che possono arrivare dall'Australia fino a Taiwan, um, il rafforzamento del ruolo anche militare del Giappone e della Corea del Sud, un disgelo diplomatico tra Giappone e Corea del Sud. Cioè questa è un'amministrazione, l'amministrazione Biden credo abbia una acuta consapevolezza che il proprio tempo è contato e, eh, anche dovesse rivincere l'elezione Biden, poi eh, non sarà eterno. E quindi eh, de deve costruire una, un dispositivo di difesa di Taiwan che possa sopravvivere anche a delle alternanze politiche a Washington, con effetti abbastanza poderosi sull'orientamento della politica estera. Perché concludo rispondendo alla tua do domanda. In modo ancora più brutale da come l'hai posta tu, sono disposti gli americani a morire per Taiwan, cioè a mandare eh, delle truppe, a rischiare la vita dei propri soldati e a rischiare una terza guerra mondiale con la Cina. Eh, questo è un tema su cui non c'è affatto l'unanimità in America. Ci sono, e, no, e non parlo soltanto dell'opzione Trump o di altri repubblicani isolazionisti, ma ci sono importanti studiosi, pensatori, esperti di geopolitica, di strategia militare eh, che dicono è una follia rischiare la terza guerra mondiale per Taiwan. Eh, dopodiché, sì, tai l'avete ricordato anche voi, i taiwanesi sono stati bravissimi a rendersi indispensabili all'America. Compriamo da loro il 60% dei semiconduttori, però attenzione perché anche la nuova politica industriale di Biden che stanzia 52 miliardi per riportare l'industria dei semiconduttori sul territorio degli Stati Uniti e con notevoli successi, perché solo in questo momento mentre parlo io sono in costruzione almeno tre fabbriche nuove di semiconduttori, Intel, Samsung e TSMC. Sul territorio degli Stati Uniti, tra l'Arizona e l'Ohio, e, e quindi eh, gli americani stanno anche pensando a un futuro in cui non vorrebbero dipendere così tanto da Taiwan. Eh, tutte le opzioni devono rimanere aperte. Grazie, grazie mille. Federico, io, io credo che. Scusa, ma come, sì. O, sì, come vi avevo preannunciato, purtroppo. Ho un, un impegno che non sono riuscito a spostare, no, mi grazie devo lasciare mille, è adesso. Stato, è stato molto interessante, molto utile il tuo intervento. Anche la posizione di vista degli Stati Uniti su questa questione, eh, come ce l'hai spiegata, è stato per noi veramente super interessante. Grazie, ci, ci risentiamo. Danilo, io riprenderei, visto che se n'è parlato e visto che veramente è uno dei capitoli molto interessanti e poco noti del, del tuo libro, un po' collegandoci all'America, quello che ha detto Federico Rampini. Quanto sono stati bravi gli americani a impedire che Taiwan avesse l'atomica? Ecco, non è, non è una questione puramente storica, perché la scelta di sci, cioè la scelta di sci di militarizzarsi, di alzare comunque la tensione militare in quel quadrante di mondo. Porta inevitabilmente a un possibile riarmo di tutti i paesi vicini, cioè porta a un possibile riarmo dei giapponesi, cioè dei giapponesi e già l'ha portato, porta a delle domande che si fanno i taiwanesi, i sudcoreani, eccetera, eccetera. Allora, gli americani sono quelli che hanno detto no, la bomba atomica voi non ce l'avrete. Ci, ci racconti questo perché veramente è, è poco noto ed è, è spiega un po' anche come, come lavorano, come ragionano gli Stati Uniti. Grazie. Beh, a un certo punto uh, Chiang Kai-shek ossession... aveva uh, costituito il governo, il governo autoritario a Taiwan e la sua intenzione iniziale era quella, era convinto di poter riprendersi tutta la Cina, credeva che il regime comunista sarebbe crollato, poi col passare del tempo ha capito che non sarebbe crollato, anzi che si sarebbe sempre più rafforzato, almeno dal punto di vista politico, se non da quello, eh, da quello economico e sociale, e ha capito... Che poteva esserci un pericolo. A un certo punto ci fu anche un tentativo dei cinesi di prendere alcune piccole isole, perché Taiwan è l'isola, ma poi ci sono anche più di 150 isole attorno ad essa ed alcune sono molto vicine alla. 5, 10, 15 chilometri dalla costa continentale della Cina. Ci fu un tentativo dei cinesi di prenderlo, che fu respinto anche perché gli, gli americani intervennero e addirittura minacciarono un intervento nucleare nei confronti della Cina, perché a quei tempi si andava abbastanza facile con questo tipo di minacce anche in Occidente. Chiang Kai-shek capì che gli americani comunque non avrebbero usato l'atomica contro i cinesi per difendere Taiwan e lanciò, negandolo pubblicamente, lanciò un, programma, un programma per costruire la, la bomba eh, taiwanese. E Andò avanti, andò avanti per, per un ventennio sostanzialmente questo progetto, gli americani continuavano a sospettarlo, la CIA continuava a controllare gli acquisti che facevano i taiwanesi di tecnologia e di materiale per poter produrre la, la bomba atomica e a un certo punto eh, decisero che era arrivato il momento per intervenire perché comunque Taiwan era arrivata veramente a un passo. Dalla, dalla realizzazione della bomba e se l'avesse realizzata probabilmente nessuno sarebbe più riuscito a togliere. La... A quel punto usarono tutte le infiltrazioni, in particolare una infiltrazione importante che aveva sviluppato la CIA, e, e fecero saltare il, il programma. Soprattutto costrinsero Chiang Kai-shek a rinunciare completamente al progetto. Eh, questo è un atteggiamento che probabilmente non lo so cosa ne pensa il professor Parsi, però è un atteggiamento, credo io, questo che sarebbe probabilmente importante in qualche maniera riproporre oggi perché noi parliamo di questo pericolo di guerra e di guerra mondiale, addirittura di guerra nucleare, che è un pericolo reale e ed è anche allo stesso tempo un pericolo che va evitato. Credo che l'obiettivo oggi principale che si debbano porre le democrazie, che si debbano porre innanzitutto gli Stati Uniti, sia quello di eh, evitare che si arrivi al punto in cui o la situazione scappa di mano o comunque c'è una decisione da parte del Partito Comunista Cinese di invadere Taiwan. Credo che a questo punto non si debba arrivare. Quando dico invadere Taiwan intendo dire anche semplicemente fare un blocco navale o un blocco è un blocco aereo dell'isola, sostanzialmente isolarla completamente. Già quello sarebbe in qualche misura un atto di guerra. Ecco, arrivare a questo punto credo che sia nell'interesse nell di tutti. Non possiamo farlo naturalmente dicendo ai cinesi: potete prendere Taiwan, perché c'è qualcuno che sarebbe tentato di farlo anche in Europa, credo io, ma, eh, ma eh, penso che non sia una cosa proponibile. Eh, quindi in questo momento è necessario avere una politica estremamente intelligente che abbina sicuramente la deterrenza, come diceva il professor Parsi in precedenza, nel senso che i cinesi devono sapere che se lo fanno rischiano grosso e che sarebbe un disastro, una catastrofe per tutto il mondo e innanzitutto per la Cina anche per la Cina, oltre che per Taiwan naturalmente, e allo stesso tempo bisogna dare, credo io, delle garanzie, come è stato detto per esempio all'ultimo G7, delle garanzie ai cinesi che l'obiettivo dell'Occidente non è quello di fermare la crescita della Cina, non è quello di, di permettere alla Cina di diventare una potenza vera, ma che comunque allo stesso tempo... Come diceva il professore precedentemente, noi abbiamo dei principi ai quali non intendiamo rinunciare. Qui si apre una questione importante. Cosa? Ed è una domanda che credo che andrà avanti per i prossimi anni. Quali sono le intenzioni cinesi dal punto di vista... quando sviluppano questa aggressività nei confronti degli altri paesi, non solo nei confronti di Taiwan, quando usano la coercizione economica, per esempio, per fare politica, per fare politica nei confronti delle altre nazioni. Ci sono tutta una serie di domande che dobbiamo farci per capire quali sono gli obiettivi cinesi. Cosa succede se... Taiwan dovesse prendere, se la Cina dovesse prendersi Taiwan. Succederebbe qualcosa dal punto di vista politico a livello internazionale estremamente rilevante. Gli Stati Uniti probabilmente si ritirerebbero almeno in parte dall'Oceano Pacifico, non sarebbero più in grado di garantire la libertà di navigazione che hanno garantito per gli ultimi, per gli ultimi 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, e l'intero quadro politico internazionale, gli interi equilibri internazionali cambierebbero. Sono domande alle quali bisognerà rispondere in qualche maniera e credo che l'Occidente debba rispondere con molta flessibilità, molta intelligenza, con l'obiettivo di non fare scoppiare questa guerra senza naturalmente però consegnare Taiwan eh, ai cinesi. La difesa dello status quo. L'Europa vuole difendere lo status quo a Taiwan. Gli Stati Uniti vogliono difendere lo status quo a Taiwan. I taiwanesi vogliono difendere lo status quo a Taiwan, i cinesi vogliono cambiare lo status quo di Taiwan. Quindi qui c'è un problema che noi comunque dobbiamo risolvere prima di arrivare alle armi. Grazie, interessante. C'è stata tanta menzione del, del mare, delle forze navali, dell'isola. Ecco, questo è forse un altro aspetto che possiamo approfondire prima di entrare alle domande che, che hai suggerito adesso, cioè che deve fare l'Europa qual è il ruolo dell'Italia. Però prima di fare questo, io forse col professor Parsi affronterei un altro dei temi del libro, che è quello del, del mare, del controllo del mare, che è uno degli aspetti più affascinanti per chi non lo conosce di, eh, di questa lettura. E, Danilo Taino fa anche un'analisi molto raccontata, piena di dettagli storici, in cui spiega come il controllo del mare sia stato cruciale per garantire la supremazia delle potenze egemoni negli ultimi quattro secoli. Cioè Si parte dal, da come eh, la Gran Bretagna ha imposto il suo impero dall'India verso est e eh, si spiega come il dominio degli Stati Uniti dell'ultimo secolo è stato sostanzialmente un dominio marino. Allora, che cosa? quello, quello che il libro dice, la Cina, se, se, se immaginate la morfologia, c'è la Cina. E poi ci sono queste isolette che chiudono la Cina dall'esterno, cioè c'è quella che è stata denominata la muraglia all'incontrario della Cina, cioè quella che blocca l'accesso della Cina al mare, che va dal Giappone, dalla Corea del Sud al Giappone, giù per, per Taiwan, eccetera, eccetera. Quindi la, la Cina è una potenza terrestre perché non ha un accesso diretto al mare perché c'è un blocco davanti. Ecco, io vorrei chiederle, eh, il traffico marittimo e il traffico, quello delle merci, quanto conta oggi la, eh, la politica delle rotte marine e quanto conta oggi la difesa dei mari? Ma, diciamo che la, la, la capacità di, di, di proiettare la forza a livello internazionale, che può essere intesa sia chiaramente a scopo difensivo per mantenere i mari aperti, sia a scopo offensivo per esercitare pressione. Su chi, non si, su chi non segue diciamo, alcune direttive, è sempre stata la caratteristica di chi ce l'ha fatta, per così dire, a, a segnare una leadership globale. Napoleone Bonaparte sta ancora aspettando di invadere l'Inghilterra, sostanzialmente, e, e dovette arrivare a invadere la Russia, ma gliene in corse, per, la, per la questione del blocco navale che non funzionava, del blocco continentale che non funzionava, avendo gli inglesi di, il dominio di tutta l'acqua intorno all'Europa che lui controllava tutta, però quando l'Europa era l'Europa, per cui i scali ancora maggiori. La guerra fredda la potete leggere anche, come, anche lì come un confronto tra l'Unione Sovietica che aveva una capacità terrestre, Insomma, era la dominatrice della massa eurasiatica, a parte la piccola propagine profonda, 1500.000 km, dal fiume Elba fino alla Bretagna Atlantica, e, e, però gli Stati Uniti erano tutto intorno, nei mari tutto intorno. Ora le cose sono un, po', sono un po' cambiate, però resta il fatto appunto, che senza potenza navale non si ha nessuna possibilità di esercitare davvero la forza, perché la potenza navale sposta la forza molto lontano dalle, dalle basi. E, e questa questione che lei citava di Taiwan è importante perché questa muraglia, questa prima catena di isole, come viene definita, quindi che chiude sostanzialmente il Mar della Cina orientale e il mare della Cina meridionale e quindi in qualche modo tiene la possibile proiezione navale cinese dentro una, una catena ben chiusa se Taiwan cadesse sarebbe la fine di questo sostanzialmente c'è una seconda catena molto più lasca verso le isole Guam, la Micronesia, addirittura le Aleutine cioè stiamo parlando del mezzo al mare sostanzialmente il problema è chiaramente è che controllare il mare significa anche significa anche per gli Stati Uniti essere i garanti dell'equilibrio dell dell'Estremo dell Oriente. perché noi spesso, e su questo anche il libro di Danilo lo mette bene in evidenza secondo me, ragioniamo come se, e questo in Italia poi è tipico però, eh? noi ragionavamo come se l'Ucraina fosse roba russa, sostanzialmente, per presupposto. E poi ragionavamo come se Taiwan fosse roba cinese, per presupposto. E, e non è così, cioè nel senso, eh, il Far East non è solo la Cina. L'estremo Oriente è eh, la Cina, il Giappone, il Vietnam, la Corea del Sud, le Filippine, l'Indonesia, la Malesia, l'Australia, l'India, attraverso il collegamento che è proprio nota tra, tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano, che è una potenza navale, il suo malgrado per così dire. L'India somiglia un po' l'Italia. Eh, è sempre stata convinta di essere una potenza continentale fissata sulle sue Alpi, che sono il Tibet, e adesso si è accorta che è una penisola esattamente come l'Italia, che ha molto più confini marittimi che non terrestri E forse forse questo è da fare considerare alcune cose. Però appunto fondamentale è che gli Stati Uniti se dovessero mollare Taiwan non, non starebbe più in piedi niente dell'architettura di sicurezza americana negli eh, Stati Uniti perché la garanzia rispetto a Taiwan significa anche il fatto che il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam, le Filippine, che hanno tutti i legami formali o informali con gli Stati Uniti, dovrebbero decidere cosa fare a quel punto. Se gli Stati Uniti dovessero accettare un fatto compiuto, tutta la credibilità dell'apparato di difesa viene meno. E a quel punto restano solo due possibilità, o teorica, eh, diciamo così, allinearsi senza gli Stati Uniti contro la Cina, un suicidio, oppure molto più pratica, eh, anche se complicata, saltare sul carro del vincitore, cioè allinearsi rispetto alla Cina. Ma non perché sia una scelta, perché non resterebbero più alternative a quel punto. Chi, con chi, se gli Stati Uniti si cavano dal Pacifico, chi è in grado di bloccare, no, di bilanciare i, i cinesi? E gli Stati Uniti hanno condotto una politica di bilanciamento d'oltremare nel, nel Pacifico da, dai tempi del tentativo egemonico, prima dei tentativi egemonici. Europei, appunto, nei confronti della Cina, poi nei confronti dei tentativi egemonici giapponesi, adesso nei confronti dei tentativi egemonici cinesi. Vorrebbe dire che tutta la, tut, tutto, tutto quel pezzo di mondo che corre a quella velocità di sviluppo che è, che è quella del Pacifico sarebbe sotto la leadership cinese e voglia spostare le fabbriche di microchips in Arizona. Cioè, il problema è che poi i tuoi microchips non li vendi a nessuno perché ci sono quelli cinesi. Cioè, a me sembra che questo sia il problema, quindi sono d'accordo con te sul fatto che non devi arrivare, come sempre, nella situazione ideale non arrivare in un, in un gioco a somma zero, in cui uno vince e uno perde. Eh, anche se qualche volta qualcuno ti ci può portare, devi decidere che vincere è meglio che perdere a quel punto. Non, e non, perché abbiamo entrambi interesse a non andare nel rischio di una guerra, sia noi che loro, chiunque, questo è evidente, qualunque persona normale ha eh, questa concezione. Ma il problema è come fare ad evitarlo. Io penso che lì la questione sia proprio molto di navigare, eh, come posso dire, Insomma, di bolina stretta, no? cioè, tenendo comunque la tua rotta, ma stando molto stretti, cosa vuol dire sostanzialmente, dal mio punto di vista? Chiarire appunto ai cinesi che, come viene chiarito ogni volta, nessuno mette in discussione la questione che la Cina e Taiwan si possano riunificare, ma questo non toglie che è intollerabile l'uso della forza. Che è un gioco, c'è cioè un gioco, c'è, cioè, no? Come dire, basta che vi mettate d'accordo, sapendo che la prospettiva dell'accordo è sempre più lontana perché i taiwanesi sono sempre più taiwanesi, lo dicevate prima, e, e, e la Cina, per come sta diventando, è sempre meno credibile perché poi mancano gli strumenti. Quindi la seconda cosa è pensare agli strumenti perché due paesi, due sistemi, un paese, due sistemi non c'è più dopo Hong Kong, non è più credibile. Quindi quello strumento lì, che, perché un paese e due sistemi, vi ricordate, cioè si riunificano, ma Hong Kong mantiene il suo sistema, quindi anche Taiwan potrebbe seguire quella cosa. Ma se quella cosa non è più credibile, anche il discorso di riunificazione pacifica diventa non più perseguibile concretamente. Quindi bisogna trovare uno strumento che in qualche modo delinei una possibilità, che deve essere un altro. E quindi rispetto allo status quo che diceva lei prima, la realtà è che siccome il mondo è rapidissimo altissima volatilità in questo momento nessuno può inseguire nessuno status quo perché lo status quo non c'è cioè lo, lo continuiamo a vedere perché ci sembra che ci sia ancora ma non c'è e quindi questo non vuol dire che bisogna suicidarsi o dire oddio Dio, no, però vuol dire che se, lo, se te ne accorgi subito inizia a muoverti cercando un punto di equilibrio che non è qua ma è più avanti sulle condizioni mutate e quello è il lavoro e penso che uno degli strumenti sarebbe quello che è, stato, che è emerso al G7 cioè Chiarire alcuni principi, chiarire che noi vogliamo legittimamente metterci in sicurezza rispetto alla Cina perché non capiamo cosa i cinesi vogliono fare, ma diglielo per quello che è, cioè spiegaglielo esattamente così. Io non sto capendo cosa stai facendo perché ci sono dei cambiamenti di leadership al tuo interno, di sistema al tuo interno e quindi rispetto a questo capirai che mi metto un po' in sicurezza, che significa no, non staccarsi ma prendere delle misure nei confronti dell'interdipendenza con la Cina. Ma contemporaneamente chiarire che questo non ha niente a che fare con che non c'è nessuna volontà di impedire una crescita cinese. E quindi ritrovare un modo per riproporre quello che ha funzionato fino adesso, che è dire: Guarda, cioè non c'è un problema che tu possa diventare più ricco, più importante. L'importante è che tu quello che mi interessa è che stiamo su queste regole. Ecco perché è un esercizio che deve mostrare molto fermezza, in modo che tu dici. Oh, le regole non ti sto dicendo, no, non è un modo di dire, le regole sono le regole, ok? Questo è il punto. Detto questo, e quindi io mi cautelo rispetto a questo, massima apertura, se tu diventi un'altra cosa non c'è problema. E qui scindere tra il comportamento della Cina in politica internazionale e l'evoluzione domestica cinese. È chiaro che le due cose in qualche modo si legano, secondo me, però mostrare che tu non entri in quel settore. Finisco perché non voglio parlare di 18 ore. Il punto critico chiaramente qual è? E lì però ancora una volta si tratta di usare la diplomazia, ma non per fare i mollaccioni come spesso si diceva, diplomazia al posto, no, diplomazia per spiegare le cose bene in modo che non ci siano equivoci e trovare un punto che possa essere diciamo, sovrapponibile. La difficoltà qui è molto importante perché, perché comunque per la Cina ideologicamente o culturalmente la questione di Tavon è una questione interna. Ma noi dobbiamo spiegare che, senza violare, senza che il principio lo mettiamo in discussione, oggettivamente un'azione militare cinese in quel quadrante avrebbe conseguenze esterne. Quindi, se quel principio va bene, ma questi sono i fatti, va bene, come ci mettiamo d'accordo? Io credo che nelle questioni politiche essere diretti e franchi, essere un po' inglesi, per cosa dire, aiuta molto ad evitare casini. Perché, quello che, perché altrimenti, nel non detto, io avevo capito che tu avevi detto che io pensavo. E poi dopo ti ritrovi ecco a quel punto cosa fai? A quel punto o perdi o combatti. Allora, cercando di non arrivare a questa alternativa secca, tutto quello che aveva fatto prima va fatto con determinazione, con chiarezza, senza chiudere nessuno nell'angolo, ma anche chiarendo che sì, magari il futuro sarà cinese, il mondo sarà multipolare, arriveranno i rettiliani, può darsi, però nel frattempo non è così, per cui ragioniamo su questo. Grazie, grazie. Quindi lei propone in sostanza di ragionare su uno status quo già cambiato e di ripartire da lì piuttosto che a guardare lo status quo certificato dai trattati. Danilo io ti farei l'ultima domanda perché il nostro tempo si sta un po' esaurendo, ripartirei anche qua da una suggestione, c'è qualcuno che diciamo vuole dare a Taiwan alla Cina, diceva il professor Parsi, mi sembrava, non so sbaglio, un riferimento diretto indiretto a Macron che, che è andato lì e ha detto in sostanza che lui gli andava bene se la Cina si riprendeva a Taiwan, no? poi ha dovuto correggere, smentire, correre ai ripari, ma non ha detto cose molto diverse Ma da questo. l'olivo della Corsica, eh? <ride> <ride> Proviamo magari. Scherziamo, eh. Magari ce la dà. <ride> ecco. Allora, io ti direi ehm, insomma, l'Europa eh, anche lì fa fatica tra la Francia che sostanzialmente sulla Cina adotta posizioni abbastanza simili rispetto a quelle che stava, aveva detto sulla Russia, diciamo, la Germania che è molto ha un'economia molto molto integrata, ormai con la Cina. E, e poi ci siamo anche noi. Allora, io ti direi che come vedi la, 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 ah, la risposta europea alla Cina, le possibilità di politica europea alla Cina e l'Italia? Che farà l'Italia? Usciremo da questo memorandum sulla via della seta? Che misure, eh, che contromisure possiamo prendere? Quali sono i punti più delicati per noi? Beh, a proposito di ambiguità strategica, eh, l'Italia in politica internazionale è bravissima, direi, nell'ambiguità strategica <ride> da sempre, non solamente, non solamente nei confronti della Cina. Sì, io credo che, che questa ambiguità vada, vada risolta, eh, lo si è visto anche al G7 del de, 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 de weekend scorso, eh, nel senso che questi, mh, questi summit che si tengono sono, eh, sono importanti perché in questo momento certe volte non contano niente, ma in questo momento sono importanti perché danno il segnale di come si stanno muovendo i paesi, di come si stanno muovendo le alleanze e le possibili alleanze. E io su questo sono molto d'accordo con quello che diceva eh, Parsi un attimo fa. Io tra l'altro non credo, come si dice spesso, che noi siamo adesso in una guerra fredda. Non è una guerra fredda, si sta, si sta discutendo. Discutendo in termini pesanti, naturalmente, eh, si stanno discutendo nuovi equilibri. Prima di arrivare ad una eventuale guerra fredda, si potrebbe passare da una guerra che è meno fredda. Non si può parlare di guerra fredda, per esempio, quando c'è una guerra come quella che c'è in Europa in questo momento. Si tratta di decidere i nuovi equilibri da questo punto di vista. Quindi, io credo che se, se l'India può essere ambigua lo posso capire in qualche maniera, nel senso che eh, ha certi suoi obiettivi. Non credo che i paesi del G7 e i paesi occidentali in questo momento possano essere ambigui per le ragioni che diceva il professore un attimo fa, che dobbiamo stabilire delle regole rispetto alle quali non decidiamo di non fare dei passi indietro, perché altrimenti sono in discussione non solo la libertà di navigazione nei mari, sono in discussione le regole del commercio, sono in discussione il fatto che non... Si basano i più i rapporti su qualcosa di scritto e di condiviso, ma si basano sui muscoli sostanzialmente. Quindi, queste sono cose che dobbiamo. Che dobbiamo. Quindi, da questo punto di vista, credo che l'Italia dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno a denunciare il memorandum of understanding che era stato firmato dal primo. Governo Conte. Credo che sia quello che chiedono gli Stati Uniti e credo che sia quello che tutto sommato chiedono anche gli alleati europei, i partner dell'Unione Europea. L'Unione Europea, no, io non credo che, eh, che Macron voglia regalare Taiwan ai cinesi, naturalmente, e, e che molto spesso l'Europa è abbastanza confusa, non è, non è nuova questa situazione europea, va avanti da tanto tempo, io rimango convinto che l'Europa sia rimasta estremamente sorpresa dall'evoluzione geopolitica della storia degli ultimi tempi, non ha visto arrivare i regimi autoritari, non ha visto arrivare le nazioni, ha creduto che il mondo potesse scegliere il modello europeo un'idea di eurocentrismo che naturalmente ormai è superata, ma purtroppo questo c'è. Ultimamente questa cosa l'ha vista abbastanza bene, in particolare credo che sia stata vista dal punto di vista internazionale, perlomeno, meglio dall'Unione Europea e in particolare dalla signora von der Leyen che non da alcuni dei governanti, dei governanti degli Stati-nazione più dei tedeschi probabilmente, qui bisognerebbe aprire un dibattito su come ci ha abbagliato Angela Merkel sì. e più dei francesi naturalmente. Bene, quindi per una volta Bruxelles meglio di Parigi e, e Berlino. Allora con questo noi eh, chiudiamo la nostra parte, invece diamo spazio alle domande dal pubblico se ci sono, eh, vi, vi chiederei solo una cosa, domande sintetiche e, e una persona. Buonasera, si parla diciamo, nell'ultimo anno sostanzialmente sempre di Cina come possibile intermediario per dirimere quella che è la guerra in Ucraina, ma in questo contesto nel quale sostanzialmente la Cina ha reso la Russia diciamo così, un suo partner di minoranza, se così si può dire, e, logora, e nel contempo logora lentamente i paesi europei e gli Stati Uniti quale può essere l'interesse della Cina a fermare veramente la guerra in Ucraina? Chi, chi dei due risponde? Vuoi che risponda io? Ah, il, scusate non sappiamo il, ma io penso che l'unico l'interesse prevalente della Cina è che la Cina comunque non vuole deglobalizzare il mondo mentre la visione di Putin per quello che si capisce della visione di Putin è eh, è una visione di deglobalizzazione sostanzialmente, cioè, così come vuole staccare il Ruschimir dall'Europa, vuole staccare la Russia da questo sistema. I cinesi vogliono diventare il nuovo perno al limite, e quindi su questo c'è uno spazio in cui l'interesse non coincide. Poi ha visto in questo, in questo periodo come, come i cinesi si stanno muovendo sugli ex stance russi che già orientano, si orientano da quella parte. Il, il punto vero è che la coincidenza di interesse è quella di indebolire l'Occidente, ma poi da lì in poi tutte le strade divergono. Quindi, secondo me, questo è, potrebbe essere un, un punto di mediazione possibile. Bisogna vedere cosa fanno. Al momento non hanno, non hanno messo in campo niente, sostanzialmente. In un mondo ideale. La Russia si tiene in Ucraina in qualche modo, la Cina fa la figura dell'onesto, del bravo mediatore e scala il potere mondiale. Dopo, il mondiale per i cinesi, lo dicendo chiaramente, dato che il mondo ideale non esiste per nessuno, da lì in poi tutto si apre. Per cui, dobbiamo stare molto attenti a scapolare bene cosa stanno combinando, perché nei punti di, no, in cui la sella non batte il, sedere, il sedere non batte la sella, per così dire, ci si può infilare e cambiare qualcosa. Ecco, mettiamola così. Posso dire una cosa io, molto molto breve, nell'intervista di Kissinger che è stata citata mm -hmm. prima da Rampini, eh, Kissi Kissinger che ha eh, co conosciuto molto bene direttamente sia i cinesi che i russi, dice sostanzialmente che io non ho mai sentito parlare bene della Russia un cinese e non ho mai sentito parlare bene della Cina da un russo. Questo per dire che probabilmente la relazione tra Cina e Russia in questo momento è una relazione di interessi, probabilmente nel lungo periodo è difficile che sia un'alleanza forte. In più dipenderà molto da come finisce l'Ucraina naturalmente. Eh, probabilmente potrebbe perlomeno essere un passaggio fondamentale un'eventuale sconfitta di Putin in Ucraina e una rottura con la Cina a quel punto da parte della Russia. Non lo possiamo sapere naturalmente, però è possibile. Grazie. C'è qualche altra domanda? Prego. Ah, volevo farne un. Va bene, Va bene, prego, prego, prego. Una, prego. una domanda velocissima. Ecco. Questa analisi fatta di Taiwan mi ha un po' ricordato Israele, diciamo, come un piccolo paese contorniato da potenze nemiche. Allora faccio questa riflessione qua. Non c'è un qualche pentimento da parte degli Stati Uniti nel non aver consentito a Taiwan di raggiungere la bomba atomica, ma come deterrente autonomo in questo momento che Taiwan difficilmente potrebbe difendersi da solo? Grazie. Ma, eh, Taiwan sta cercando in questo momento, ha eh, aperto un dibattito e, e spinge perché eh, gli Stati Uniti allarghino l'ombrello nucleare di protezione anche a Taiwan, che ufficialmente in questo momento non c'è, mentre c'è per la Corea del Sud, mentre c'è l'ombrello americano, per eh, il Giappone, per altri paesi, per Taiwan ancora non c'è. Quindi eh, la questione è aperta. Eh, non credo che gli americani siano pentiti di non aver lasciato, lasciato la bomba atomica, in particolare Chiang Kai-shek, voglio dire che era tutto meno che un democratico ecco, quindi, ed era anche un po' non sempre stabilissimo. <ride> Bene, prego. Allora, velocissimo. Eh, la questione eh, della deterrenza per mantenere il. Eh, Diciamo gli equilibri difensivi nel, eh, nell'Indo-Pacifico. Sembra che l'abbiate affrontata dal punto di vista dell'Occidente. Ma anche la Cina ha questo problema della deterrenza. Non è per lo stesso obiettivo di controllo dei mari eh, de dell'Indo-Pacifico. E cosa mi potete dire sul forte riarmo della Cina, che anch'essa si sta preparando, diciamo... Ad affrontare il confronto eh, nell'area investendo in portaerei. Diceva Rampini che eh, la marina militare cinese ha superato, diciamo, come ecco, di unità. come pensate, si possa sviluppare questo confronto che eh, comprende poi tutte le altre cose che dicevate. Beh, intanto c'è il punto, punto qualitativo per cui gli Stati Uniti hanno 11 portaerei, poi hanno 20 navi appoggio, navi d'assalto, anfibie dei marines che sono portaerei sostanzialmente, hanno un numero di cacciatorpedinieri molto superiore, hanno un, di, hanno un numero di sommergibili superiore, hanno una capacità di, di, di un potenziale militare navale, qualitativamente parlando a cui la Cina sta ancora dietro. Poi c'è un altro fatto che non va mai dimenticato, che penso che i cinesi sappiano benissimo: cioè eh, la Cina non combatte una guerra da Abu, boh, cioè dalla guerra civile sostanzialmente. Quindi, nessuno sa, alla prova dei fatti, cosa sarebbe questa roba qua. Sì, della guerra di Corea, ha certo, ha ragione. Eh, cosa sarebbe la macchina militare cinese oggi? Non abbiamo la più pallida idea. Eh, sappiamo che quando poi le macchine militari si mettono a operare in combattimento riservano sorprese tendenzialmente negative. Con tutto il problema che abbiamo noi, le macchine militari occidentali negli ultimi 30 anni sono state continuamente impegnate, certo in conflitti a bassa intensità, in conflitti non certo con potenze nucleari, però stiamo vedendo adesso il materiale, il materiale che viene impiegato in Ucraina, che dal punto di vista qualitativo rispetto a quello russo è di gran lunga superiore, cioè sostanzialmente. E poi c'è il metodo di combattimento, che, che è frutto anche di, una, di, una, di un paese, cioè far combattere forze militari in una maniera di comando decentrato, di forte responsabilità, di assunzione di responsabilità, eh, di tempestività nella modifica delle, dei comportamenti e avere contemporaneamente una società molto, molto centralizzata non funziona, non è mai funzionato, c'è sempre stata una, una coesione tra, come si dice, tra qualità delle forze armate e tipo di società. Uh, non, non, e questo è un elemento che va considerato. Io penso che eh, la deterrenza, ognuno chiaramente ha la sua punto di vista di deterrenza, questo è il nostro, loro avranno loro. Uh, la Cina in questo momento più che deterrere vuole ridurre la capacità americana, principalmente americana, ma non solo, di impedire alla Cina di usare la forza per risolvere questa questione. Quindi è uno scopo più trasformativo che di deterrenza. In questo senso c'è più un'analogia con quello che la Russia sta facendo in Ucraina. Però appunto c'è margine secondo me, anche, anche Xi, non, da quello che si dice, dice ma lo scrivi anche tu, cioè non si capisce quando eventualmente potrebbe pensare di ricorrere all'uso della forza, perché poi c'è chiaramente molto annuncio reciproco, no? cioè non, non, ma nessuno entra in una guerra così, a parte Putin. Cioè, no. ma, 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 ma Putin non pensava di entrare in una guerra. Putin pensava di entrare in un'operazione con la chiamavolo militare speciale, in cui Putin pensava di ritrovarsi nella situazione post-Monaco 38, mi prendo tutta la Cecoslovacchia, gli altri abbozzano. Non di trovarsi in Danzica 39. Allora, anche questo, però gli altri guardano, osservano i cinesi, non è che sono. la leadership cinese non è composta di folli. Eh, poi dopo, guarda, io non, non, a me pare che ci sia un elemento che forse andrebbe sottolineato, cioè rispetto all'Unione Sovietica. Osservavano gli storici dell'URSS che il comunismo, la dottrina comunista comunque, in qualche modo eh, te, teneva a bada il nazionalismo russo, paradossalmente, perché l'Unione Sovietica non era la Russia e basta. Eh, nel caso cinese, la, la, la piega che ha dato Xi al, 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 al comunismo cinese adesso è di un booster sul nazionalismo cinese, eh, e questo, questo è, una, è una cosa inedita per molti aspetti. Una cosa estremamente importante. Questa cosa del nazionalismo, credo io, proprio su Taiwan. Mm. Quando, quando l'anno scorso, in agosto, eh, la, la speaker della Camera Nancy Pelosi, è stata, è stata, in, è stata ha, ha visitato Taiwan tutta una serie di siti web. Notevoli, molto seguiti, nazionalisti cinesi hanno addirittura chiesto a, a, al Partito Comunista di abbattere l'aereo con, con la signora Pelosi. E poi si sono molto lamentati perché i cinesi non l'hanno fatto. E la questione è che Xi Jinping e il partito hanno alzato le aspettative su Taiwan enormemente, e soprattutto l'hanno fatto da un punto di vista nazionalista riusciranno a controllare, secondo me questo è un grande sì, pericolo, certo. che non riescano a controllare Vabbè. questa situazione, questa, questa onda nazionalista che a un certo punto potrebbe crescere. Ecco, questo è un pericolo di guerra, secondo me. Allora, io direi un'ultima domanda che, che a chi la diamo? Buonasera, eh, mi ricollego direttamente proprio perché la mia domanda era riferita alla visita di Nancy Pelosi dell'agosto scorso. Alla luce però di quanto si è detto sull'ambiguità strategica americana o come eh, si potesse muovere eh, Washington in tal senso, cioè, quella visita generò molta tensione nei giorni successivi, e di fatto le nuove esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, quindi ecco, volevo chiedervi quanto fosse previsto, quanto potesse essere una GAF, quanto cioè cosa ci fosse poi dietro questa visita che può sembrare sconsiderata. Insomma, io vi dico, poi lascio Danilo che è più esperto di me, cioè intanto all politics is local, quindi si Pelosi è andata in Taiwan anche per questioni che avevano a che fare con la piattaforma politica dentro il Partito Democratico, le elezioni americane e quant'altro, Cesare ha invaso la Gallia per. Per Sconfiggere Pompero non gli è fregata niente dei, dei Galli sostanzialmente, quindi non è che è cambiato mai niente nel mondo, eh? Eh, ma è logico per molti aspetti. Eh, Dall'altra parte però è anche mostrare ai cinesi che un sistema politico-democratico non funziona come pensano loro. Quindi l'articolazione dei poteri, al di là di quello che è stato detto, è stata utile quella visita, perché voleva dire sposto, cioè ti dico che il concetto di ambiguità strategica in qualche modo resta, ma è da ridefinire nei contenuti quello vecchio non funzionerebbe più e lo stesso, da come te lo faccio vedere, guarda, vedi, succede questo, è un modo per mandare un segnale molto forte, poi loro hanno reagito con un altro segnale, ma non, io non vedrei sconsideratezza, vedo che ognuno si prende dei rischi, l'importante è che i rischi appunto siano in una direzione, a me sembra che gli uni e gli altri, ognuno abbia la sua, ma fino adesso grandi sciocchezze né da una parte né dall'altra le ho viste, bisogna vedere appunto a un certo punto chi è il primo che in qualche modo riesce a fornire all'altro un argomento per trovare un punto, perché io non credo che neanche i cinesi vogliono un conflitto sia ben chiaro, non lo vogliamo noi, non lo vogliamo loro, però vorremmo ognuno portare un po' di più dalla nostra parte la questione, quindi queste cose queste schermaglie secondo me avvicinano quel punto, che se tu molli subito allora ciao la, la rotta è quella, ti tutta la segui ma mi sembra perfetto quello che ha detto. Una sola, una, sola aggiunta, una sola aggiunta. A Taiwan la cosa è stata vista da alcuni con un po' di irritazione, in particolare all'interno del Kuomintang, che è il partito che diciamo vorrebbe che, si, che continua a dirsi cinese e quindi che ha tutto sommato un rapporto meno peggio con Pechino. Ed è stata vista da altri come una. c'era. Questa visita e andava andava tenuta, andava presa e andava usata per quello che era possibile per affermare comunque che il paese non vuole andare a dare a, a stabilire una indipendenza formale, ma di fatto si muove come un paese che ha degli organismi istituzionali, ha una presidenza, ha un'economia, ha delle leggi, ha una democrazia e quindi può... Eh, avere eh, e ospitare eh, dei politici, dei politici che, arrivano, che arrivano anche dagli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista eh, credo che non abbia cambiato profondamente molte cose, non le ha cambiate, e ha comunque mh, alzato, alzato la chiarezza del, del dibattito che c'è tra i cinesi, gli americani e, e Taiwan. Credo che tutto sommato sia stata utile. Poteva anche non farla, però l'ha fatta. Grazie. Allora noi ci, noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti i presenti in questa sala e grazie a Danilo che ci è imparsi.